Nato nel dicembre del 1924 per volontà dell'editore musicale, commerciante di musica e collezionista Carlo Schmidl, 1859-1943. Il Civico Museo Teatrale documenta la vita del teatro e della musica a Trieste dal Settecento ad oggi, attraverso manifesti, locandine, costumi teatrali e gioielli di scena, dipinti, stampe, bozzetti e fotografie, marionette e burattini, strumenti musicali, medaglie, fondi archivistici e manoscritti autografi, una cospicua biblioteca, una mediateca ed uno straordinario fondo musicale. Ospitato nello storico edificio del Teatro Verdi dal 1924 al 1991 e successivamente al primo piano di Palazzo Morpurgo, il museo ha trovato definitiva collocazione sul Canal Grande, nella prestigiosa sede di Palazzo Gopcevic, edificio fatto costruire da Spiridione Gopcevic nel 1850 e realizzato dall'architetto Giovanni Berlam. La duplice anima del museo, esposizione e centro di documentazione, si riflette nell'articolazione degli spazi all'interno del palazzo. Il primo piano, con i suoi pavimenti splendidamente intarsiati e i suoi soffitti riccamente decorati, offre un percorso espositivo dedicato alla storia degli edifici teatrali e ai protagonisti della musica e dello spettacolo a Trieste lungo un arco di oltre due secoli. Una significativa sezione dell'esposizione è dedicata alla raccolta di strumenti musicali, europei ed extraeuropei, e alla fedele ricostruzione del laboratorio del liutaio triestino Francesco Zappelli. L'esposizione di strumenti musicali, con particolare attenzione a quelli meccanici, procede al secondo piano del palazzo, dove trovano collocazione anche gli spazi dedicati alla memoria di Giorgio Strehler, di cui il museo custodisce l'archivio personale, e i servizi di documentazione e consultazione. I percorsi di visita e di ricerca si snodano dunque all'interno della ricca rete di testimonianze che costituiscono un patrimonio in continua, quotidiana espansione.